Allora, questo è Fontana, no? Si capisce che è Fontana. Certo. Beh, insomma. Questo, vedi, è vedova. Questo è il Capogrossi. Questo è Dorizio. Questo è Bai. Ah, come si chiama? Ah, Ar... Ah, sì, sì, ho capito chi è. Arman. E così via, insomma. Ecco, questi li ha fatti un grande ceramista. È stato anche un grande personaggio di Bassano, insomma, uno che ha fatto la storia della ceramica, che si chiamava Federico Bonaldi. Anche così, intellettuale, anche oltre che artigiano, insomma, di fama, che è morto un paio d'anni fa. Questa, che è simpatica, no? Guarda che passione. Ah, guarda che c'è Maddalena che fa un video su YouTube dove balla, perché questa qua aveva cominciato a fare, si erano già lasciati, insomma, così, questa qua aveva cominciato a fare tango argentino, insomma, faceva scuola di tango argentino, queste cose, e si vedeva ballare. E io quando ho digitato Maddalena, poi mi è comparsa Maddalena 61, insomma, no? E mi ha incuriosito sta cosa, insomma, questa qua che parlava, credo fosse il 2009, insomma, di questa qua che parlava davanti a uno schermo, non capivo, insomma, che senso aveva, cosa voleva dire quella cosa, insomma, una cosa che un po' mi ha... però insomma, poi soltanto dopo ho trovato l'altra Maddalena che stavo cercando invece, no? Poi sono riandato, insomma, su quella Maddalena, ho sentito un altro video, mi ha incuriosito, insomma, no? Come in genere mi incuriosiscono poche persone, insomma, no? Che sono quelle che mi sembrano anche più geniali. E così, insomma. E poi la prima istanza mi è venuta dal fare un video di risposta a lei, no? Cioè, cercando, lei diceva delle cose che non condividevo. Mi ricordo la prima, una delle prime era a proposito del Piccolo Principe, e quindi ho fatto qualcosa come allora era possibile fare, no? Dei video di risposta. Secondo me era anche... cioè, questo secondo me dovrebbe essere anche un po' la logica, la cosa interessante, no? Costei ti guida a ciò che vuoi solo che voglia, e la saprà per te cogliere a tempo il momento fatale. E cosa questa qui tiene pure il medico, e da lei, solo da lei, saprai se la signora sarà disposta a scioglierti le braccia. Ella verrà più pronta ad ogni amplesso quando sarà più lieta e spensierata. Ma anche questa cosa, no? Del fatto di non fare la solita recensione, le cose bisogna dirle, no? Cioè, quello che si diceva anche oggi a tavola, no? Era che, come dire, cosa ti ha affascinato, cioè cosa mi ha affascinato del leggere da piccolo, no? Quelle poche cose che cominciava allora la televisione, e a volte, non so, mi ricordo il primo passo dei Promessi Sposi, no? Quello di Don Abbondio che va, che è fermato dai bravi, no? Sentirlo leggere allora
poi mi è venuta voglia di leggerlo, anche se avevo 7 anni quando l'ho sentito leggere, no? Cioè, se tu proponi un passo di una letteratura, anche solo un passo, insomma, uno si fa un'idea sullo stile, sul modo di scrivere, sull'atmosfera che si respira, no? Da questo può essere invogliato a leggere. Oggi c'è stato un ospite speciale che è venuto a trovarmi, Riccardo Farina. Io volevo che questa cosa restasse segreta, se mai si doveva sapere, si sarebbe dovuto sapere dopo. E invece, conoscendo Riccardo Farina, avrei dovuto sapere che questa cosa non sarebbe rimasta segreta, sarebbe stata diffusa via internet. E quindi, insomma, non riesco a dirvi niente di nuovo. Insomma, Riccardo Farina è qua. E è qua, è di fianco a me, mi sta riprendendo in questo momento. Adesso voi vedete Liliana. Ma in realtà Liliana non vorrebbe farsi vedere. E invece vedete Riccardo Farina che è qua con... Mi vedono? No, non ti vedono. Che è qua con la cinepresa. Magari stasera mi piacerebbe che entrassimo magari un pochino in conversazione io e lui, insomma, se riusciamo a dire due parole in modo che avete la conferma che Riccardo è qua. L'incontro è stato piacevole, interessante, abbiamo anche mangiato insieme. Doveva essere un pranzo intimo, ma in realtà non lo è stato, perché finché stavamo mangiando qualcuno si è accorto di noi, insomma, no? Si è accorto che eravamo vestiti poi tutti e due un po' in nero, avevamo tutti e due il cappello, insomma, ha cominciato a chiedersi chi siamo, cosa facciamo, eccetera, eccetera. Insomma, sta di fatto che ne è nata una conversazione abbastanza interessante. Va bene, dai, così ti faccio conoscere anche il mio ospite, va bene? Ciao. Sì, quella mia normale, sì, tammi. Ok, tappi. Il mio secondo zainetto. Io ho i libri, ho le poesie di François Coppée, tutte e quattro, un'edizione della metà dell'Ottocento.
Finirà interamente su YouTube. E qua in amicizia, no? Non lo vedo.